Grazie prima di tutto dello spazio, dato che non era in programma, quindi prima di tutto ringrazio molto. Parlerò prima di tutto come studente di scienze politiche ed appassionato di e-government. Cerco di fare velocemente sintesi, mi permetto, tra l'intervento sul bilancio partecipativo e quello degli strumenti informatici. Per quanto riguarda Partecipami, io ovviamente ero iscritto, diciamo che ho partecipato molto meno di quanto ho osservato come le persone infatti utilizzavano lo strumento, sempre nell'ottica da aspirante politologo. E prima di tutto un commento, perché per esempio le proposte di gruppo venivano dal Movimento 5 Stelle? Questo è il primo problema, perché il Movimento 5 Stelle usa un altro network e quindi l'operazione che facevamo era un copia e incolla. Anche qui è già un primo problema. L'altro è a lungo termine, tra virgolette, di uno strumento di questo tipo. C'è un diretto canale con la politica, con l'applicazione delle proposte? In questo caso purtroppo non c'era, c'erano le elezioni di mezzo che ovviamente fungevano da catalizzatore per la presenza su internet, ma non c'era questo canale diretto. E un comportamento che ho notato molto, cioè, sia su Partecipami che in particolare sul portale del Movimento, quando manca di fatto per esempio l'eletto nel proprio comune, è che se non c'è un collegamento diretto col comune, con quindi la proposta che arriva, gli esperti dopo un po' se ne vanno, perché non hanno tempo da perdere. E quindi questo è il primo problema di un portale web, deve funzionare. Lo strumento ovviamente a livello tecnologico ce l'abbiamo, non è così difficile, ci sono siti americani come Partecipami, Rete Civica, che funziona dal 95. Il problema è lo strumento istituzionale. E quindi è proprio qui il problema anche di Partecipami. Perché non scoppia tra la popolazione l'utilizzo di questo? Perché manca il collegamento con le istituzioni, che poi in particolare, come lo vorremmo noi, è non mediato. Cioè deve esserci un procedimento di democrazia partecipativa che funziona automaticamente. Se questa proposta viene votata, passa l'istruttoria partecipata, tra virgolette, tutti i passaggi, alla fine deve essere fatta, non deve esserci il politico che può a quel punto dire sì o no. E questo ovviamente è un problema strutturale di tutto il processo di democrazia partecipativa. Per quanto riguarda, e finisco con proprio un minuto su quello che potrebbe fare il Comune di Milano subito per la partecipazione, per quanto riguarda l'informazione, che ovviamente è il primo passo per la partecipazione, è dare a disposizione i documenti che in realtà sono già pubblici, ma cui il cittadino è per il cittadino è molto difficile accedervi, per esempio le delibere. Noi abbiamo un consiglio comunale che va in diretta streaming, ma un cittadino che lo segue da casa non ha neanche a disposizione delibere. E quindi questo è già un paradosso che ti rende impossibile l'utilizzo di questo strumento. C'è l'elenco delle delibere? No, l'elenco delle delibere in questo momento è solamente l'albo pretorio e vengono pubblicate dopo l'approvazione, quindi un cittadino non può seguire durante l'approvazione né sicuramente nella fase istruttoria. Gli altri strumenti, oltre all'informazione, possono essere subito la spending review, e qui mi dispiace che non ci sia più l'assessore, perché era uno delle promesse elettorali. La configurazione del sito ufficiale del Comune, sì, è oggetto di dibattito politico? Sì, io ho cercato di porre l'attenzione nella commissione referendum e democrazia e digitalizzazione, ne stiamo parlando e presto speriamo di almeno rendere pubblico quello che è già pubblico, che sarebbe già lo spazio necessario. Per quanto riguarda il bilancio in particolare, la spending review, la revisione della spesa fatta insieme ai cittadini, e questa, ribadisco, mi spiace che non ci sia l'assessore, ovviamente non è di sua competenza, ma era una delle promesse elettorali, che ovviamente ci avrebbe aiutato a analizzare come cittadini il bilancio, e nonostante io in consiglio comunale ogni volta che c'è il previsionale o gli aggiustamenti, ho continuato a chiedere all'assessore Tabacci di darci questa possibilità. Purtroppo non c'è mai stata data, ovviamente non è un bilancio partecipato, ma è un controllo della spesa da parte dei cittadini, che già è un processo fantastico. Urbanistica partecipata. Ovviamente in questo momento abbiamo il PGT, nulla ci impedisce da parte dell'amministrazione di chiedere ai cittadini una ratifica, come ci veniva raccontato prima, come avviene in Brasile. Questo sarebbe fantastico, e dal momento in cui tu inserisci uno strumento di questo tipo, ovviamente la politica si adegua di conseguenza, sa che non potrà uscire più di tanto dalle righe come nello scorso PGT. E finisco. Strumento referendario.
e finisco proprio con lo strumento del calendario. Io tra qualche settimana consegnerò una delibera da cui sto lavorando per molti mesi, da molti mesi, per inserire nello statuto comunale il referendum deliberativo e abrogativo senza quorum. Questo penso che sia un altro dei blocchi fondamentali. Avere uno strumento di democrazia diretta che funziona, perché finché abbiamo un quorum, finché è solo consultivo, come in questo momento per il Comune di Milano, non funge da cane da guardia dell'esecutivo del Consiglio Comunale. E questo penso che sia l'elemento che in questo momento manca e speriamo vada in porto a breve. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie